affetto tu dai meglio di te e susciti il meglio negli altri. E allora, l'accentratura va fatta su noi, sì, tu, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, la grande frase di Mahatma Gandhi. Bene, fate lievitare dentro di voi questi pensieri. È come cerco di fare io con le persone che incontro durante la settimana, cerchiamo di essere bravi nel raccogliere le risonanze, aver tutti il librotto, e per questo qui vi ho fatto l'invito. Tieni nel taschino questo foglio, perché par di aver tante cose da dire e dopo non averne, la butti in chiacchiera. Attacca bottone con una domanda e raccogli le perle di sapienza. Questo va detto specialmente in questi tempi in cui ci sono fiumi informatici che rischiano di far diventare la mente labile. E qui anche le vostre arti, la volta prossima cominciate a portare qualche cosa sulle memotecniche, perché qualche cosa resti. E se voi imparate a memoria qualche bella frase che appendete nel tazebao, come è il grande costume giapponese in un posto di onore della casa, a un certo momento la parola che è là sulla parete entra nei relè del cervello e vi aiuta a fare che bella figura quando dialogate con le persone. E concludo le tue riflessioni sul salutare egoismo con una frase che spero fare in un bel tabellone. Ho sempre speranza che tra di voi venga fuori un venditore di parole belle, fare la banca, bancarella delle parole belle, come questa che mi ha fatto Roberto Quadri, il mantra del villaggio, attrezzarci perché qualche cosa resta. E allora, un bel tazebao dovrebbe dire queste cose qua. Quando ti chiedo di ascoltarmi e tu mi invadi con le tue parole, e dopo si ripete. Quando tu ti chiedo di ascoltarmi e tu mi giudichi con le tue interpretazioni, non fai ciò che ti chiedo. Quando ti chiedo di ascoltarmi e tu mi complichi con i tuoi consigli, non fai ciò che ti chiedo. Cioè, fare come il sistema dell'antifona, dire la prima parte e dire la seconda con la variante. E tu, lascia che mi racconti, mi distenda e mi chiarisca. Cioè, abbiate anche voi tutti un vostro librotto, ma vederlo con semplicità come una liberazione, con un dialogo che voi fate con voi stessi senza nessuna costrizione o artificialismo. Oltre siete visitati da qualche bel pensiero improvviso, mettete il vestitino delle parole, sono cose vostre, scintille di luce che possono rendervi, darvi compagnia. E allora cercate di avere questo librotto nel quale fermate questi pensieri e cercate poi di regalarli agli altri, abituarci a regalare parole belle. Ecco, questo come invito a raccogliere le risonanze di questi incontri. Diciamo tante cose, ma se anche uno ne raccoglie una, ha già fatto qualche cosa e l'incontro sarà stato fruttuoso. Adesso sentiamo Renato che cosa ci dice.